Ragazzi, è uscito il Super Green Pass. Che cos'è, un modello nuovo? È in concorso a premi, ti estraggo una sorte dalla lista dell'ASL e vinci una rettoscopia a Natale. No, ma che stai a dire? Forse un'offerta per il Black Friday. Ah, tipo con ogni dose te ne danno altre 27 in omaggio. No, regà. E che cos'è allora sto Super Green Pass? Te lo danno con lo Pfizer al pistacchio. Buono il pistacchio. Ah, oh, per 20 anni sto pistacchio non si è affidato nessuno. Mo per trovare un piatto senza pistacchio te devi fermare un autogrill in Scozia. Ma che c'entra il pistacchio col Super Green Pass? E allora perché Super Green? Ma è tipo per le farmacie ecosostenibili. No, ho capito io. Che cosa? È la versione vegana. No, con gli anticorpi di soia. No, regà, se me fate parlare ve lo spiego. Scusa. Dice. È il nuovo decreto di Natale. Lo sapevo, ormai a Natale escono più decreti che cinepanettoni. Ma ieri il ministro della salute, Christian De Sica. Il ministro della salute è Christian De Sica? Ma no. Mi pare di sentirlo. Asle de Fregene, tu eri seduta su una sedia di ferro. In lontananza le grida delle manifestazioni. Arzubox in intervista de Burioni. Eri tenerissimo. Sì, ti ricordi che bucio sul braccio che t'ho fatto? Oh, ma allora. Ah, oh, ma ce lo spieghi o no che è sto Super Green Pass? Pure perché mi sta venendo l'ansia. Allora, in pratica, dal 6 dicembre al 15 gennaio potranno accedere a palestre, ristoranti, teatri e locali soltanto persone vaccinate o guarite. E quel Green Pass è valido? Esatto. E il Green Pass col tampone? In quel periodo non vale più. E adesso col tampone che ti danno? Una caramella all'alice. E dove ci puoi andare? In farmacia a fatta il tampone. Sì, esatto. E al cinema no? Solo a vederti i film da Muccino. Ma la finisci? Il resto invece diventa Super Green Pass. Sì. Come una sorta di superpotere. Sì, diventiamo tipo Forobo. Smettila. Ci hanno pure fatta la sigla. Davvero? Sì, Super Green Pass, Super Green Pass, Super Green Pass, Super Green Pass. Basta. Se trasforma in siringa missile, quanti corpi rinchiusi in capsule, l'infermiera te lo fa. Ma la smetti? Tu te siedi sopra la seggiola, l'ed è infilza come una soiola, e più il braccio non puoi usare. Ancora. Ma per te ora c'è il Super Green Pass, Super Green Pass. Basta. Ma che è sta pagliacciata? Vabbè, te la potresti fare una risata. Metti che domani devi antire retromarcia. Se se fate gli spiritosi. Intanto sembra che il Green Pass sarà solo il primo dei tanti provvedimenti. No, aspetta, spiegate meglio. Che cosa? Solo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Sicuri? Vai. Sembra che dopo il Super Green Pass ci sarà il Mega Green Pass. E che servirà? Serve se al cinema te vuoi via pure i popcorn. Se no non puoi. No, ti danno crudi e ti devi cuocere a casa. E al ristorante? Al ristorante peggio, col Mega Green Pass te potrai prendere solo l'antipasto e il primo. E se voglio il secondo? Ci vorrà l'Hyper Green Pass. L'Hyper Green Pass? E se devi andare a ballare? Sì, con l'Hyper Green Pass in discoteca ci si può entrare. Evviva! Però non puoi scopare. Cacchione. Lo so. E per accoppiarti che ci devi avere? Una botta di culo. Intendevo di permessi. Ancora non è chiaro, la politica ne sta discutendo. Sono indecisi? Sì, stanno a scegliere tra un anticorpo in supposto o una mascherina surcat. Falla finita, guardate che so problemi seri. Guarda che lo so benissimo che sono problemi seri. Perché? Perché sto uscendo di nuovo con la ragazza dell'altra volta. Quale ragazza, scusa? Quella con cui uscivo durante l'altro decreto. Ma non mi di che? Sì, quella che per fare l'amore mi aveva chiesto il Green Pass era. Allora siete coscio, fio mio. Vabbè, ma adesso sta in regola con quei documenti, no? L'abbiamo fatto insieme. Sì, ma non bastano più. Perché? Perché adesso mi ha chiesto il Super Green Pass era. Come il Super Green Pass era? Sto a pensare a una serie di parole che sono illegali in 145 paesi. E che devi fare per avere questo Super Green Pass era? Allora, intanto devi farti il vaccino. E questo ce l'avemo. Poi devi firmare un documento in cui accetti di fare l'amore indossando i guanti, il preservativo, la mascherina, una retina per i capelli e una tuta ermetica da chirurgo. Addirittura. A sto punto fa prima scopa vestito da Batman. E basta. Vabbè, dai, comunque è un po' scomodo, lo capisco, ma non è che non si può fare. Ma infatti non è quello il problema. Pensa un po'. E qual è? Il problema è che con Super Green Pass puoi fare l'amore soltanto al cinema, a teatro, in palestra, al ristorante e in discoteca. Cioè solo nei luoghi pubblici? Sì. Ma davanti a tutti? Sì. E perché? Perché dice che sono luoghi sicuri. Sì, ma così vi vedono tutti. Sì, ma c'hanno gli anticorpi. Sì, ma restano subito. Io ho tanta paura. Di che? De lei. De lei ce ne deve avere paura. Ma come la chiamano a questa? È Beautiful Mind. Stai calmo. Però c'ha ragione, eh. E quindi il Super Green Pass era, non me lo faccio? No. E che faccio? Fatta il Super Green Pippe. Almeno campi tranquillo, dammi retta. E con lei? Con lei lascia perde. Pure stavolta. Soprattutto stavolta. E quindi adesso? Io posso di. Meglio di no. Mi viene un po' da piagne. E mi raccomando, condividi il video, metti mi piace alla pagina Facebook e seguimi sul profilo Instagram. Ah, da oggi ci sono anche il canale YouTube e il profilo TikTok. Iscriviti, se no mi viene un po' da piagne.